Finalmente, finalmente una bella notizia in queste giornate drammatiche per noi tifosi della Roma. Kevin Danso è pronto a vestire la maglia della Roma. È arrivato we Go di Fabrizio Romano ormai più di un'ora fa. Ero impossibilitato a fare il video, ma non per questo potevo perdermi una notizia così importante. Un giocatore molto interessante che ho visto svariate volte, che ha vinto il premio come miglior difensore della Ligue l'anno scorso e che molto spesso è stato accostato all'Italia, è stato accostato all'Inter, poi al Milan. Poi poi al Napoli e infine si fa si farà Kevin Danso arriverà in Italia, austriaco classe 1998 e arriverà a Roma a titolo definitivo con un contratto di 5 Anni, giocatore che ha una grandissima esperienza già, nonostante la giovane età, ha buonissime caratteristiche tecniche, adesso ne parleremo. E mi ricorda un giocatore che io mh, veramente amo tuttora per il suo legame comunque indissolubile con la Roma, ha fatto una grandissima carriera. E mi ricorda, eh, ragazzi, il primo Rudiger arrivato dallo Stoccarda molto giovane e un difensore. Pochi difensori mi hanno lasciato così tanto il segno e pochi difensori mi hanno fatto divertire così tanto ma dal punto di vista emotivo fisico capito era un giocatore di grande gara di grande carattere e soprattutto era un giocatore che aveva assolutissimamente conquistato la piazza tanto che nonostante il suo addio poi eh, per andare al Chelsea eh, la piazza è rimasta innamorata e anche lui ha, ha mandato più di una volta eh, messaggi no di, di, di amore verso la sua ex gente e speriamo che Danzo possa ovviamente Fare un percorso simile a quello del tedesco, che ad oggi è pluricampione d'Europa con il Real Madrid e che ha fatto insomma una carriera di tutto tutto rispetto ricordo che arrivava dallo Stoccarde. e quindi alla Germania, Germania dove Danzo ha giocato è un difensore che nonostante abbia una giovane età già giocato molto credo quasi 200 partite o oltre 200 partite da professionista e che ha il vizio del gol e soprattutto dell'assist è prettamente un difensore centrale ma eh, qualche volta poche in realtà ha giocato anche sulle corsie e eh, Uh, mi viene un dubbio, uh, chi gli farà spazio? Perché, ragazzi, ovviamente Mancini e Indicato oggi sono i titolari e serviva un altro centrale che potesse mettere in difficoltà De Rossi o che comunque potesse far ruotare senza perdere no, qualità e quantità uh, lì al centro della, della difesa. Ma se Danzo gioca ai livelli a cui è abituato, uno dei due gli dovrà fare spazio. Uh, tutti i tifosi romanisti direbbero: Ma che Mancini, ma come vamo a levar Mancio dal campo? Beh ragazzi, se Mancini è quello delle prime giornate, è quello dell'Europeo, fino a che non è in condizioni, può anche accomodarsi in panchina insieme a vari Pellegrini, Cristante, Paredes, eccetera. Nonostante io abbia sia per Mancini che per Paredes no? un amore folle per tanti punti di vista, e non solo perché sono romanisti dentro, ma proprio perché hanno secondo me delle caratteristiche uniche all'interno della squadra. Io penso che Danzo possa fare tranquillamente il titolare della Roma, è un investimento molto importante eh, perché arriviamo ai 25 milioni quasi tra boh, tipo 21 più 3 e mezzo quindi 24,5 milioni le ultime cifre che circolano e questo ci fa capire dell'importanza che Ghisolfi e la società ha dato a questo investimento cioè questo è un investimento che viene a Roma per giocarsi le sue carte un investimento Molto caro perché, ragazzi, la Roma ha superato ben oltre i 20 milioni per tutti gli acquisti che ha fatto. Ha risparmiato un pochino sulle corsie dove, secondo me, invece doveva farsi qualcosina di più ieri è sbarcato Abdul Hamid eh, in Italia a Roma e adesso l'ultima eh, ciliegina sulla torta speriamo due perché eh, teoricamente io aspetto ancora l'ala sinistra per questa squadra ma non credo che si farà a questo punto perché Zaleschi sembra che manco questa volta siamo riusciti a piazzarlo quindi speriamo che il poro Zaleschi si riprenda e ci aiuti no? a fare quella blues valenza quella cassa che poi ci porterà un giorno forse a comprare una alla sinistra e, eh, e poi il centrocampista centrale si è fatto il nome di Coné del Gladbach di Fratelli attesi nelle ultime ore però anche lì ho paura che senza un'uscita importante che magari potrebbe essere finalmente pure quella di Cristante no? che si è detto comunque chi gli gira intorno nel suo entourage ha detto che non sopporterebbe emotivamente di fare un altro anno lontano dalla zona Champions di non poter giocare la Champions e che quindi la Roma per una ventina di milioni potrebbe dargli un bel arrivederci, grazie per tutto quello che hai fatto grazie per la disponibilità ma magari ci cascasse qualcuno tra lui Zaleschi e via dicendo però questo è un video per introdurre Danzo allora per me è un investimento uh, importante della Roma cioè ci ha puntato tanto io uh, lo considero un giocatore forte molto forte però secondo me se hai così tanti soldi da investire per un difensore centrale secondo me quella era una somma che poi dovevi andare a investire anche per altri ruoli del campo um, però uh, ormai l'hai preso e secondo me è un super super acquisto avrei tenuto Iorente per dirti per fare il terzo e magari avrei dato delle opportunità a Kumbulla con Smalling lì che magari in orbita e poteva uscire, però io sono contentissimo adesso che abbiamo preso Danzo, anche se secondo me non era la priorità assoluta, però avendo la coperta corta è una, un giocatore che numericamente ti serviva, perché Smalling oggi ha registrato al Comune di Roma la 104, Kumbul è andato via, c'è cioè solo Mancini e Ndika, quello che gli è successo l'anno scorso sappiamo tutti, no? comunque ha tenuto la Roma in ansia e poi per qualche partita senza il difensore della Costa d'Avorio che fece anche la Coppa d'Africa con Mancini che non può giocare 747 partite, quindi io credo che sia un investimento giusto per rapporto qualità-prezzo e anche per età, perché è giovane ma non giovanissimo, ha una sua esperienza anche a livello internazionale e secondo me era ora di fare un piccolo salto in avanti rispetto alla sua carriera, ripeto, a Augsburg, poi ha giocato al Southampton, ha già fatto comunque Champions, Europa League, Premier League, Bundesliga... È stato in Francia, adesso l'Italia. Quindi, insomma, un giocatore che ha un bagaglio culturale dal punto di vista sportivo importante. E mi pare già in doppia doppia per gol e assist nella sua carriera. E questo ci fa capire che, comunque, è un difensore che, anche sulle palle inattive, può essere molto importante. Altro 1,90m, insomma, molto fisico. Ripeto, mi assomiglia molto al primo Rudiger. E io, ragazzi, come Rudiger, in pochi mi hanno fatto godere. Eh? In pochi. Quindi, io spero veramente che possa essere. Un investimento importante che dia solidità al reparto difensivo e che soprattutto metta un po' di pepe, voi sapete dove, a quelli che sono i titolari, perché in una squadra di tutto rispetto ci deve essere competitività: nel senso che non tutti devono essere sicuri del posto e quindi chi meglio di danzo per eh, mettere proprio questo pepe lì dove sapete voi per non dare per scontato nulla Cioè la Roma da oggi in poi non deve dare più per scontato nulla lo ha detto De Rossi in conferenza l'ho detto nel post partita chi va forte deve giocare e da oggi in poi cambiano le regole un po' per quello che ho detto per, per la Juve no? ieri e oggi cioè la Juve gioca chi merita gioca chi va a 2000 allora Tiago Motta l'ha capito, ha fatto quello che doveva fare, ha messo tutti al proprio posto e la Juve avete visto come è iniziato. Adesso, visto che il film eh, inizia di questa stagione, già horror, già uno dei migliori horror thriller più dei migliori Argento Argente. Quentin Tarantino, credo che bisogna iniziare a mettere i puntini su lei: cioè, deve giocare chi corre, chi sta bene, chi ha gamba, chi ha voglia, chi ha qualità. E soprattutto, se questi acquisti dimostreranno di avere voglia, di stare bene in condizione, di poter dare di più alla Roma, di non dar campo, così come i giovani. E parlo anche di Pisilli, di Bove. Forza, 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 questo è un segnale della società. Noi stiamo investendo. Voi i giocatori li state acquistando, e adesso però sul campo dovete dimostrare quello che valete. Danzo Roma, here we go. 25 milioni, più o meno, 24 e mezzo. Voto all'operazione 8 perché comunque è un centrale di tutto rispetto. Vedremo come approccerà al mondo Roma. In attesa di qualche altra bella notizia di calcio, mercato, magari per l'ala e soprattutto per centrocampo. Così non mi devo più vedere. Brian Cristante in campo. Lasciate un bel like, attivate la campanella, condividete il video e soprattutto iscrivetevi al canale. Dal vostro Andrea un grande abbraccio, forza Roma e benvenuto a Kevin Danzo. Ciao ragazzi.